uno deve sapere perché fa le cose. E se sei nella verità e sei a posto con te stesso, vai avanti. All'alba dei 38 anni mi sono detta che potevo anche accettare la mia pancia. E potevo spendere anche il tempo facendo altro. E saremo noi il miracolo che nessuno si aspettava. Ciao Rosalba. Ciao Chiara. Che bello vederti. Anche per me è bellissimo vederti. Come... Già stai ridendo, buona cosa. Vabbè. Dove ci hai portato? Vi ho portato nello spazio di Antonio Marras, che ha a che fare con la moda, ma non solo. Andiamo a vedere? Sì, dai. Senti, ho scoperto che Arisa è l'acronimo delle iniziali dei tuoi familiari. Sì. Perché hai fatto questa scelta? Allora, ho fatto questa scelta perché dai primi provini che ho fatto, praticamente io ho iniziato a fare i concorsi all'età di 3 anni e mezzo, mi rendevo conto che il mio cognome suscitava sempre un po' di imbarazzo. Mi chiamo Pippa Rosalba e quindi le persone tendevano a non pronunciare il mio cognome, mi chiamavano solo per nome. Ed effettivamente, sai, considerando che volevo farmi avanti in questo mondo, cercavo dei diversivi. Però non volevo distaccarmi dalla mia famiglia e quindi sono partita da papà, che si chiama Antonio, da Rosalba, che sono io, che sono la prima figlia, Isabella, che è la seconda sorella, quella venuta dopo di me, Sabrina, che è l'ultima sorella, e ho chiuso il nome con la A di Assunta. Praticamente i nostri genitori ci tengono e noi, in ordine decrescente, siamo la struttura del nome. Bellissimo. Sei chiaramente molto legata alle tue origini. Ci racconti un po' in che tipo di famiglia sei cresciuta e quali valori ti hanno trasmesso? Allora, io sono cresciuta in una famiglia apparentemente patriarcale. Nel senso che mio padre faceva la voce grossa, però in realtà a comandare era sempre mia madre, perché mio padre non c'era quasi mai. Quindi io ho sviluppato questo grande amore per le donne, proprio perché ho visto le donne della mia famiglia sempre un pochino tristi, molto allegre in certi momenti, però anche molto tristi quando dovevano proprio mettersi a confronto con la loro condizione di donna. Però di base crescere in Basilicata significa crescere a contatto, stretto contatto con la natura, significa crescere seguendo la ciclicità delle stagioni e della terra e il fatto di lavorare sodo per avere dei risultati, e quindi sicuramente i valori che mi ha trasmesso la mia terra sono quelli che riguardano la meritocrazia e il fatto che se non ti alleni non meriti di vincere. Quella vita però ti stava stretta, no? Evidentemente, perché poi te ne sei andata via per cercare di fare la cantante. Perché hai voluto andartene? Guarda, me ne sono andata perché mi sentivo molto incompresa e sentivo la necessità di sentire un parere diverso su di me. Ero strana per qualcuno, ero depressa per qualcun altro, sicuramente ero sbagliata, ecco. Era molto difficile sentirsi fare dei complimenti. Infatti anche adesso io non so accettarli assolutamente. Volevo vedere cosa riuscivo a fare, come riuscivo ad entrare nella vita degli altri e come gli altri riuscivano ad entrare nella mia. Infatti io ho sentito, mi ricordo ancora la prima volta che una ragazza mi ha detto che ero simpatica. E mi ricordo la grande gioia che ho provato, no? Perché prima l'essere simpatica significava essere estemporanea, essere fuori di testa, essere un elemento di disturbo. E fui veramente contenta di essere, come dire, di sentirmi apprezzata, cioè simpatica. E l'ho fatto per questo, più che per rincorrere il successo. Adesso, dopo tanti anni, ti senti ancora sbagliata? In certi contesti mi sento sbagliata, però ho imparato ad analizzarmi dentro e a valutarmi al di là di quello che pensano gli altri. Ti va se continuiamo l'intervista sul divano? Sì. Ci stendiamo un attimo. Parliamo un po' di musica. Lo scorso luglio è uscito il tuo ultimo singolo, Ricominciare Ancora. Sì. Cos'è che hai ricominciato ancora? Allora, Ricominciare Ancora è un po' il manifesto del periodo che abbiamo vissuto ultimamente, quindi lockdown, paura, però diciamo affronta questa cosa alla fine con positività, perché incita
tra virgolette, tutti noi a credere nel fatto che siamo un miracolo, il miracolo di poter cambiare le cose, di avere la possibilità di scegliere, di avere la possibilità di fare. Dove hai preso il coraggio di metterti così a nudo? Beh, il coraggio di mettermi così a nudo, ma in realtà da una sorta di stanchezza e di saturazione rispetto ai modelli che ci vengono proposti e propinati in tutte le salse. Questa continua ricerca della perfezione estetica ci ruba via tantissimo tempo. Io sono un ex estetista, quindi sono appassionata di nuovi trattamenti, di nuove cose, quindi lo faccio anche per passione. Però mi rendo conto che nei periodi in cui mi dedico troppo a quella parte della mia femminilità mi sento molto vuota, perché tralascio tutta un'altra parte, che significa musica, che significa la lettura, che significa l'incontrare degli amici. In questi anni ci hai abituato a evoluzioni, metamorfosi, cambi. Non sembra una che ha paura di apparire diversa, no? Dagli standard imposti dalle case discografiche, dalla società. Che cosa consiglieresti ai tanti ragazzi che si sentono diversi oggi? Ai ragazzi che si sentono diversi oggi io consiglio di... Allora, guarda, già il fatto di rendersi conto che si è un po' diversi significa che per buona parte della propria vita si è data dignità alla propria essenza. Io consiglio di perseverare, perché una volta quando ero bambina lessi su un diario di una mia amica: sii te stesso perché il mondo venera gli originali. Le persone tutte uguali agli altri non passano alla storia. La differenza la fa chi è se stesso, chi ha il coraggio di esprimere le proprie idee, di prendere le conseguenze di questa cosa. Io mi dico che arriverò a fare quello che voglio fare senza scorciatoie. Che cos'è che vuoi fare? Io voglio portare la mia musica nel mondo e magari in italiano.